Faccio questo filmato perché mi è stato chiesto da molti amici come fare ad accorciare un elastico che è consumato nella parte appena dietro la boccola quando davanti non fuoriesce il pezzo da poter agganciare con la tenaglia. Io faccio in questo modo, utilizzo questo attrezzo che poi mi serve anche per spingere la pallina dentro l'elastico, infilandolo da dietro fra l'elastico e la boccola, spingendo, forando anche l'elastico, spingo facendo fuoriuscire la pallina dalla parte davanti. Ecco. Poi alla stessa maniera, se ci riesco direttamente ad agganciare un pezzo di elastico con la tenaglia, accorcio l'elastico fin dove c'è la parte corrosa. L'elastico, come potete vedere, ha subito un foro provocato da questo attrezzo di qua. Dopodiché si accorcia la parte consumata e si reintroduce dentro di nuovo la pallina con lo stesso attrezzo. Questo già avevo mostrato nell'altro filmato e l'elastico è nuovamente rimboccolato. Invece un altro metodo dell'evoluzione dell'imboccolamento degli elastici riguarda l'uso del fil di ferro, un pezzo di fil di ferro che utilizzo per imboccolare un elastico. L'elastico deve essere conicizzato leggermente, poi con questo filo, a posto del classico nodo costrittore col Dyneema, lo introduco in questo modo, lubrifico la boccola, lubrifico e introduco il fil di ferro agganciato con una pinza per rimboccolare l'elastico. Questo velocissimamente. E già l'elastico è nuovamente imboccolato. Spero di esservi stato di aiuto e alla prossima.